Anche quest'anno il clima è presente al MADE, siamo a Milano, quindi in Regione Lombardia, e abbiamo una importante novità, interessante soprattutto per i nostri clienti professionisti della Regione Lombardia. Presentiamo infatti un nuovo software, che è il software EC737, dedicato al calcolo dei volumi di laminazione per il rispetto dei requisiti di invarianza idraulica e idrologica. Un rispetto interessante in particolare in Regione Lombardia, dove è già cogente in virtù di un regolamento regionale pubblicato il 23 novembre del 2017. Abbiamo poi, come sempre, il nostro programma di punta EC700, dedicato al calcolo energetico degli edifici, che implementa già il metodo di calcolo orario dinamico secondo la norma UNI e ISO europea 52016 e che ci permette già fin d'ora di fare un calcolo molto più accurato, che ci sta dando delle nuove potenzialità sia per il calcolo del fabbisogno energetico estivo sia per il calcolo di edifici non residenziali, per il quale è possibile davvero definire dei profili interni di utilizzo, di occupazione, di set point, di apporti davvero davvero molto accurati, con risultati molto interessanti. EC700 poi si arricchisce di tantissime soluzioni modulari, aggiuntive e anche di partner. Infatti abbiamo ormai da diversi anni una partnership con Dartwin e con il software Mold Simulator per il calcolo dei ponti termici agli elementi finiti, quindi dettagliato. Calcolo a cui abbiniamo anche la nostra soluzione invece più semplice ma comunque altrettanto accurata, che è il nostro EC709, ossia l'abaco dei ponti termici. Abbiamo poi arricchito il nostro software con la possibilità di importare un file IFC, quindi di acquisire l'input grafico e il disegno completamente quando elaborato con un qualsiasi programma CAD. Abbiamo poi un plugin dedicato a Revit, che è la nostra soluzione BIM per eccellenza e del quale siamo rivenditori da ormai diversi anni. Da circa un anno e mezzo siamo rivenditori anche di un CAD più semplice e 2D, utile per chi cerca una soluzione un po' più base, diciamo, che è ZVCAD, che è sicuramente molto interessante e che vi invitiamo a venire a vedere insieme a noi.